dottoressa Elenia a Fiorenza a Stilo per trascorrere qualche giorno in famiglia, ma risiede a Campobasso, dove tra l'altro è filosofa, teologa, presidente di un centro internazionale sulla razza. Qualche tempo fa ha avuto il privilegio di incontrarlo, Papa Benedetto, nei Musei Vaticani. Cosa è successo in quell'incontro? Un incontro inaspettato che ha segnato davvero profondamente la mia vita, anche perché lo desideravo da molti anni. Ho fondato il Centro Ratzinger nel 2012, un anno prima della sua rinuncia al Ministero Petrino, e sicuramente alla fine di questo ciclo di studi sui suoi testi è stata la sorpresa più grande. Mi è stato comunicato 2 giorni prima di questo avvenimento speciale. Ho trovato una persona che corrispondeva agli scritti che in questi anni mi hanno aiutato a camminare nella teologia, nella filosofia. E quello che posso dire è che ha qualcosa di profetico anche nei gesti, oltre che nelle parole. E l'altro aspetto è la sua tenerezza. Mi sono ritrovata davanti ad una persona con tratti davvero serafici, che corrispondono un po' a quelle persone davvero vicine a Dio. E di quell'incontro si è detto tanto. Lei ha fatto vedere la rivista di cui è anche presidente. Cosa le ha suggerito? Gli ho fatto vedere anzitutto la tesi che ho ultimato in spiritualità e teologia proprio ratzingeriana, che tratta della dottrina della verità nei suoi scritti, visto che è l'ultimo padre conciliare, l'ultimo esempio, no, di chi ha vissuto il Concilio Vaticano II di persona. E poi da lì abbiamo proposto quello che sarà il cammino futuro del nostro centro, che è la rivista proprio di percorsi ratzingeriani a livello internazionale, dove coinvolgeremo varie figure che hanno a cuore questo cammino, questa esperienza ordinaria, feriale, di studio e di attenzione alla teologia. Ha incontrato anche Papa Francesco qualche giorno prima? Sì, l'ho incontrato proprio 2 settimane prima dell'incontro con Papa Ratzinger e ho avuto un'esperienza davvero familiare con lui. Gli ho potuto dare tra le mani il nostro statuto e soprattutto presentare quella che è la nostra vita di tutti i giorni lì al centro. Stilo, la città di Campanella, lei che ha fatto una tesi su Campanella, adesso si trova in giro per il mondo a parlare di Stilo e della sua stima. Sì, le mie radici, la mia identità è radicata in me. Questo significa che la Magna Grecia non è una questione soltanto geografica, è una questione esistenziale che poi diventa per noi delineamento personale anche nelle relazioni. E portiamo alta questa fierezza calabrese. È un mondo, possiamo dire, che all'interno del mondo si colloca come cellula intellettuale, focolare in cui chiunque può attingere bellezza, arte e soprattutto una profondità di intuito che non manca a noi calabresi. Incontrando Papa Ratzinger nei Giardini Vaticani, la prima cosa che gli ho potuto dire, infatti, che sono originaria di Stilo, il paese di Tommaso Campanella, anche perché erano anni che riceveva mie lettere riguardo il processo tenuto nei confronti di Tommaso Campanella, quale martire del pensiero e martire, secondo me, da riconoscere anche all'interno della Chiesa, dell'ecclesialità di cui lui, essendo frate, ha fatto parte.